Un ragazzo aggredito di notte da due giovani in scooter, adolescenti che stravolgono con motorini e schiamazzi la tranquillità di alcune zone del centro, scene di violenza e degrado che girano sui social e che di recente si vedono spesso a Catania. Un'emergenza, quella del disagio minorile, finita al centro dei temi della prima giornata di audizioni della Commissione parlamentare antimafia nel capoluogo etneo. Negli incontri in prefettura con autorità locali e vertici delle forze dell'ordine, focus sul rischio che alcuni minori diventino strumenti dei clan. Tanti ragazzi sono affascinati dai modelli e dai miti criminali. I ragazzi che non vanno a scuola stanno in strada, nella migliore delle ipotesi alimentano il mercato del lavoro nero, nella maggior parte dei casi le file della criminalità organizzata che li utilizza come pusher, come vedette nei noti quartieri di spaccio di Catania. Diverse le iniziative di prevenzione contro la dispersione scolastica messe in campo da Tribunale per i Minori e Prefettura. Stiamo individuando, come già fatto, dei centri di aggregazione dell'attività sportiva all'interno dei quartieri a rischio, delle opportunità che li tolgono dalla strada e li tolgono dall'essere manovolanza della criminalità. Attenzione puntata anche sulle infiltrazioni mafiose nel tessuto economico e sullo studio dei nuovi business criminali, come ha sottolineato il presidente della commissione Nicola Morra, tra cui le scommesse clandestine online. Dai magistrati, come il presidente della Corte d'Appello Filippo Pennisi, la richiesta di rinforzare gli organici nei tribunali.